30 persone fermate, 15 sanzionate, una denuncia, due attività commerciali chiuse. E il bilancio dei primi giorni di controlli a Torre del Greco dopo le ultime misure restrittive che hanno visto anche la Campania in zona rossa. In collegamento con gli studi di TV City, l'assessore con delega alla Polizia Municipale Raffaele Arvonio fa il punto della situazione. Da domenica abbiamo un po' implementato i controlli sul territorio, anche se c'è una piccola differenza da fare rispetto ai mesi di maggio e di aprile scorsi. In quei mesi i controlli sul territorio erano coordinati dalla questura, quindi anche il personale della Polizia Municipale seguiva le ordinanze del questore, quindi erano coordinate con le altre forze di polizia. Invece da questi 2-3 giorni al momento siamo diciamo autonomi, siamo svincolati dall'ordinanza del questore, ma penso ancora per poco. Quindi attualmente i vigili, quindi il corpo del comando vigili della città di Torre del Greco, sta effettuando dei controlli random sul territorio in modo autonomo. Posso dire qualche dato: in questi primi 3 giorni sono state fermate circa 60 persone, 15 sono state sanzionate con una multa di 400 euro, una addirittura è stata denunciata per false generalità, perché ha dato diciamo delle generalità non proprie, e 2 attività commerciali sono state chiuse, nello specifico un supermercato e una sala biliardo. In questa sala biliardo domenica mattina, per esempio, c'erano 10 persone che in barba a tutti i DPCM erano intenti a giocare una partita di biliardo come diciamo un giorno qualunque. Le aree più critiche al momento, dove si registrano maggiori assembramenti, sono nel centro cittadino. I controlli proseguiranno in maniera capillare su tutto il territorio, nonostante le difficoltà legate alla carenza d'organico. Attualmente abbiamo 4-5 pattuglie sul territorio, che per un territorio come quello di Torre del Greco sono estremamente poche. Quindi è un servizio che va implementato e coordinato soprattutto con la polizia, con la finanza e i carabinieri, che già comunque stanno effettuando i controlli sul territorio. Non manca l'appello dell'assessore alla responsabilità e al buonsenso dei cittadini, che d'altro canto hanno bisogno di sentire concretamente la vicinanza delle istituzioni. Mi appello anche un po' al buon senso dei cittadini, perché a volte c'è proprio i cittadini che dicono che occorre un maggior controllo, poi magari sono i primi che escono 10 volte al giorno per poter fare la spesa. Le istituzioni ci sono e ci saranno, quindi i controlli saranno ancora implementati. Ci dispiace anche da amministratori, ma soprattutto diciamo da cittadini. Poi vedere attività che vengono chiuse, cittadini che vengono multati. Le multe fatte negli ultimi giorni sono pesanti, attività che nonostante la crisi vengono chiuse ci fanno male, quindi ci auspichiamo che la gente capisca che non si può più giocare, quindi i vigili andranno a tambur battente e non potranno chiudere occhio, quindi ci si appella a questo senso di responsabilità, perché la situazione non è delle migliori.